Nel mondo delle favole, le storie finiscono sempre con "e vissero felici e contenti". Sempre la stessa salsa. È una confusione che non ti dico. Vabbè, lasciamo stare. Ti ho detto, Giulia, che devo fare? Che è sta moratoria d'aborto? La moratoria di morte vuol dire che a questi gli impedivo di ammazzare i carcerati. La moratoria su aborto che vuol dire che impedimo a ste ragazze di abortire. No, dice lui, non potremo obbligare una ragazza a portare avanti per forza la gravidanza. Vorrei vedere. E allora che famo la legge? La lasciamo così? No, dice lui, è omicidio. E allora che famo, Giulia? Cambiamo la legge? No, non ho detto questo. E che hai detto, Giulia? Io voglio fare un movimento culturale. E allora che va a far Senato? Al Senato uno ci va a cambiare legge, va a fare un movimento culturale, fa i circoli della vita, fa qualcosa. Ma... sì, no, bibba. Gli ho detto, senti, a Giulia, il foglio c'ha 4 pagine, la prossima enciclica nostra ce n'ha 360. Io vado a lavorare, se vediamo un'altra volta. La prima domanda sarebbe: che cosa vuole esprimere con questa sua nuova opera? Il mio intimo, profondo, arcaico cattolicesimo. Arcaico cattolicesimo. No, Walter, non so democristiano, non ho fatto manca la comunione. Infatti dice, allora dove vado con sto profilo? No, niente. È stato... E che cosa ne pensa della società italiana? Il popolo più analfabeta, la borghesia più ignorante d'Europa. Ah. Andiamo dai giovani di Sanremo! Adesso la verità. Ammazzate, oh, quanto sei brutto. Ma che vuoi fare tu con me, eh? Ah, bello, pupo, portalo. Senti, a tua mamma. Io voglio scopare. Ah, vuoi pure scopare? Senti, Cocco, io normalmente chiedo 100.000, ma te ti faccio 200, eh? Dimmi se farai qualcosa, se mi stai sentendo, avrai cura di tutto quello che ti ho dato. Ho rubato un neonato, più cattivi di così si muore. Non saprei neanche perché deve piacere una cosa che parla della morte alla cornacchia, pure la cornacchia è morta, la tragedia. La cornacchia, hanno fatto bene a ammazzarla, dovevano strangolarla subito. Eh? Sono due no e un sì, per cui purtroppo non sei più nella gara. È democratico che questi due vengano a porta da soli e non abbiano contraddittorio? Stiamo conducendo una campagna elettorale con regole truccate. Io mi ribello a questo, non le accetto e decido di allora, prendere un momento. Sì, aspetti, prima no, mi lasci, no, un però, momento. No, ma... a me mi pare che c'è una faccia da sacrestano. Sacrestano quello là, perché tu lo vedi tutto elegante, parà così. Quello ha ucciso 36 persone. Ma va, la cugina sa che l'ha fatto. Che gli ha fatto? L'ha messo là dentro, nel forno. Ma che ha preso, per un abbaglio? Che sei romano, te? No, sono Francesco, perché... Please, visit... the website, but please visit Italy. Io ti parlo in italiano, qui siamo in Germania, dovrei parlarti in tedesco, ma sai, il mio tedesco difetta un po'. Marrancis, guarda. Bitter Sankt Diana, aiuta a trovare Cotesta Mick, Josef Pagliuk, eh? Me lo fai questo piacere? Io prima di diventare cantante dei Ceci Tifo della Linea sono stato un bambino cattolico, un chierichetto, sono stato allevato in questa casa da una nonna profondamente cattolica, nel senso tradizionale, devozionale e anche molto umile. Poi sono stato educato nella prima parte della mia vita dai salesiani, quindi all'interno di dimensioni proprio dell'educazione cattolica. E poi io ho abbandonato tutto questo modo di vivere, di essere, complice la dimensione del mondo intorno a me. Come ho potuto innamorarmi di quell'immondizia, quel tirchio? E ora che ci penso ero sempre io che andavo a comprare il fumo. Hai visto una rivoluzione? Ma sì. Hai visto tanti morti? Accontentiamoci. È assurdo, scusa. Niente, lui manda, vuol fare una cosa sua, non si riesce a convincere. Gli ho pure detto così, una proposta mia a ste ragazze che vanno ortile, levamogli i punti della patente. I punti della patente? Beh, puoi portare avanti me la gravidanza, non puoi portare manca la macchina. E a costa? A costa sto Burman, dai. Te devo dire una cosa. A costa.
una volta i processi politici erano quelli del fascismo davanti al tribunale speciale per reati di opinione, tant'è che nella Costituente si previde un'immunità per i parlamentari pensando appunto ai reati tipici della politica, non so, un comizio un po' forte, un'occupazione delle terre, un blocco stradale, uno sciopero, un picchettaggio. Ma la democrazia nel futuro si baseranno solo sui sondaggi. Può darsi cosa? Può darsi che non sia così pulito come sembra. Si è fatto sponsorizzare dalla Nokia per truccare le classifiche di Blog Bubble e salire molto in alto il ranking. May the Lord have mercy on your soul. For life, and in his sorrow, a new man was born. Ogni uomo vorrebbe essere una donna, e ogni donna è già un uomo migliore. E quell'uomo che puntava er canocchiale, poveraccio, puro lui, mo sai che fa? Non potendo a rimediare col firmamento, resta a casa e s'accarezza lo strumento. E ultima cosa, mi sono perso i soldi. E qua, amico mio, non ritroviamo proprio un cazzo.